Buongiorno, buongiorno a tutti. È un po' particolare questa modalità oggi di vedervi, abituato come sono a vedere assemblee piene di delegati e piene di colleghe e di colleghi che partecipano a questi importanti eventi organizzati dalle organizzazioni sindacali. Oggi chiaramente l'occasione è duplice, non solo c'è il vostro importante convegno, ma c'è un evento particolare che è quello del saluto di Massimo Masi. Massimo è una persona veramente particolare che ha influito positivamente in quello che è successo nel sistema bancario italiano e ha intrecciato anche, devo dire, con la mia carriera vari percorsi professionali, sia quelli precedenti al BPM, Banco BPM, Banco di Napoli, Intesa San Paolo. Quindi insomma è una persona che conosco e stimo da anni e penso che abbia dato e abbia fatto un grosso servizio a quello che oggi è il sindacato. Contestualizziamo anche la situazione attuale: noi siamo in un anno molto particolare, molto doloroso, in cui dobbiamo essere orgogliosi, penso, del lavoro che le colleghe e i colleghi delle banche hanno fatto per tenere in piedi il paese, e questo lo possiamo dire senza tema di smentita, insieme ad altre categorie di valorose persone che chiaramente si sono anche sacrificate per far continuare l'attività del paese. Lo stesso hanno fatto il nostro mondo, il mondo delle banche, il mondo dei colleghi, delle bancarie e dei bancari. E questo è stato fatto in un afflato unico, in una condivisione assoluta di intenti tra le associazioni sindacali e noi che lavoriamo in banca, come diciamo quelli che devono poi prendere le decisioni su come farle funzionare anche in periodi così difficili. E anche in queste occasioni la condivisione con le organizzazioni sindacali e con le persone che hanno insomma fatto sentire anche la voce dei bancari all'esterno è stata molto molto importante, ed è un merito che ci dobbiamo tenere e dobbiamo conservarlo con molto orgoglio, perché ahimè poco citati dai media, ma invece è stata una delle categorie che è riuscita a far tenere, a far capire alle aziende che continuava la vita, continuava la possibilità di andare in banca, i propri soldi erano al sicuro, alle aziende di poter continuare ad avere i loro finanziamenti, le moratorie e la possibilità di ricorrere alle garanzie dello Stato. Scusatemi questa divagazione, ma ci tenevo a dire che forse è un momento ancora più importante per un passaggio di testimone, e sono contento che ci sia stato Massimo per la UILCA in questo periodo, perché sicuramente è stato un confronto, così come gli altri colleghi responsabili di altri sindacati, ma un confronto importante, sempre sincero, sempre aperto, sempre costruttivo, per poter pensare soltanto all'interesse delle nostre colleghe e dei nostri colleghi. So che il successore designato è una persona validissima, sono molto contento che insomma sia lui a prendere le redini. Non voglio anticipare nulla, ma penso che sia ovvio che insomma è già designato e quindi è già noto. Sono contento perché un'altra delle persone che ha partecipato sempre ai tavoli sindacali con grande disponibilità, apertura e visione, e quindi sono convinto che Massimo può lasciare tranquillo, perché lascia in ottime mani la sua associazione sindacale. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, a volte litigando, a volte invece confrontandoci con grande costruttività, ma sono sicuro che dobbiamo mai come oggi pensare a quello che è l'interesse delle nostre colleghi, dei nostri posti di lavoro e del nostro paese soprattutto. Quindi grazie Massimo, in bocca al lupo a Fulvio e a presto. Arrivederci.